Mister, una vittoria importante, avete conquistato la finale, sicuramente felici. Io ho visto nel primo tempo una sua squadra che aggrediva il Forio e approfittava dei loro errori in fase di impostazione. Nel secondo tempo, paradossalmente, mettendo un buon giocatore come Evacuo, gli avete dato più punti di riferimento. Sì, la lettura è giusta, ma noi abbiamo bisogno di Evacuo, perché per noi è un valore aggiunto, anche se non gioca da un mese e più, credo, sono 40 giorni, quindi ha bisogno di fare ancora qualche partita per riprendere la condizione giusta. Però in quel momento avevo bisogno di un punto di riferimento come lui, quindi ho fatto questa scelta. Colgo l'occasione per fare i complimenti al Forio, perché ha dimostrato che in semifinale non si arriva per caso, hanno dei valori, ha una società molto importante alle spalle, quindi davvero gli faccio i migliori auguri. Puntate quindi a questo punto alla Coppa, ma voi siete anche la capolista nel vostro girone. Sì, è vero, però la Coppa ti dà delle emozioni diverse. Io ho avuto la fortuna di vincerla con San Marzano 2 anni fa, quindi vorremmo ripeterci, perché la società lo merita la piazza, perché per noi è la prima volta che succede per la Sarnese, quindi vogliamo cercare di regalare anche al pubblico granata questa bellissima soddisfazione. Panchina avevate Padin, ex gialloblu dell'Ischia, non l'avete schierato contro un'altra squadra isolana? Sì, sta giocando molto, quindi noi fra 2 giorni dobbiamo rigiocare purtroppo, e ho cercato di gestire un pochettino le forze di tutti. Ci sarà bisogno di tutti in questo periodo, perché in 12 giorni abbiamo 4 partite, quindi ripeto, la rosa è ampia e dobbiamo cercare di sfruttare tutti quanti.